del Gabbiè sono salito un po' coi coltelli, un po' no, perché è tutto ghiacciato, è ancora abbastanza buio, sta sorgendo tra poco il sole, là si vede la Vensan, tutti dormono e io adesso sono qua. Bella l'alba sulla Giordani, Vensan, l'Iskam orientale, il naso dell'Iskam, c'è testa grigia, anche lui ormai raggiunto dal sole, prima qualche traccia di ciastratori maledetti, trita tutto, qualche schialpe, ma da qua in poi intravedo qualche traccia di schialpe, basta, proprio poche, vediamo un po' com'è su là, adesso cerco di, là c'è l'Oreste Hutte, da qualche parte là il canale dell'Aquila, quando sono sotto poi dovrei individuarlo e poi si va su, l'Oreste Hutte, sulla c'è il Mantova, ecco il canale dell'Aquila è quell'intaglio che si vede, io dovrei incunearmi lì e andare sui pianori sotto il Mantova, sotto la Vensan, sono all'incocco del canale dell'Aquila, là c'è l'Oreste Hutte, là il Gabbiè, giù Gressonei, bene, ma io adesso sono qua, adesso quindi incocchiamo sto canale e cerchiamo di arrivare su, sembra ghiacciatello, vediamo. Leggere e non scrivere ramponi su spalla, è veramente ghiacciato, poi anche ripido. Oh, siamo quasi in cima al canale dell'Aquila, non è ripido, è da fare a piedi, cioè sì, faticoso, ma si fa senza picca, solo con i bastoncini e i ramponi. Allora, Giordani comincia a tirar vento, il vento moderato che era previsto, e vabbè dai, si combatte anche questo. Eccolo, sotto la Giordani la Vensan, pendio finale, faticoso, lungo, ghiacciato, ma finale, per cui vediamo cosa ci aspetta in quei pendici. Questo raccone totale, qua è tutto ghiacciato, ghiaccio vivo, la vetta della Giordani è là, qua c'è la Vensan, ma sarebbe un tiro di schioppo, ma sono letteralmente in agonia, sono sfinito, devastato. L'ha messo un marcatore dei ghiacciai una volta che arrivava là col pallino rosso e adesso invece non c'è più niente, anche qua su siamo in alto, siamo quasi a 4000 e non c'è più niente. Panorama direi molto molto bello e buono, ma io sono in agonia, non la fa più. Devo parcheggiare qua gli skis perché da qua in poi è una lastra di ghiaccio viva, e neanche coi coltelli, adesso sono detto coi coltelli ma a difficoltà, e adesso neanche quelli, niente quelli, niente coltelli, fa rima. La cima era ventatissima, provo ad andare su a piedi in mezzo a sto ghiaccio vivo, non ce la faccio più, non ce la faccio, non riesco ad andare avanti, fine, non ne ho più. Un pochettino da arrampicare, ma non è lungo, è un po' così, ma non è lungo, non so da dove si attacca, non ragiono più, non ce la faccio più, basta, poi arriva delle raffiche di vento che mi fa volare via, non riesco più a connettere, non sono mai stato così esausto in vita mia. Fino a perché lì vedo una targa votiva e dietro sta Cristina Sansura. Ui, ragazzi, che sfinimento! Sì, vedi il Caivigeva che fanno queste cose, si mettono i bambini qua su. Mamma mia ragazzi, che pano! Viso, rampa! Di là c'è la pianura padana. Caivigevano, là si vedrà Vigevano, perché da Vigevano si vede forse questa cima che hanno dedicato sta Madonnina. Là invece c'è la Capanna Margherita, il Balmenor, tutto ciò, e eccolo là il Balmenor, si vede, e poi di là la via l'Iskam, qua troverai già la Vensan. Salita da fare in giornata infinita, deposito sino solo, non ce la faccio più neanche a camminare, chissà sciare, anche a togliere le pelle, i coltelli, non riesco più a far niente, sono esausto, ah, mamma mia dove sono sceso, tutto a piedi ghiaccio vivo, via, sono sotto il Seraccone, bella fresca qua, era un po' ghiacciata su, e poi da là è tutta una bella pista, solo che sono troppo a pezzi, non riesco a fare niente, non riesco a montare la GoPro, quindi me la metto in tasca, basta, non ho la forza neanche di grattarmi la testa, niente, proprio
finito, però con 10 piedi almeno si va. Ragazzi, c'è un vento pazzesco e adesso niente. Mamma mia, che roba! Ah, lo scappa da per un pelo. Qui bisogna disbrigarsene in questo trogolaio. Trogolo, ma si fa, spigolando, si fa tranquilli. L'hanno ordinato perché è veramente pericoloso. Entra in un'altra dimensione, zero vento e tutte le strade portano alle Oreste Hutte. Bene, Oreste Hutte, poi una ripellatina fin là, là si vede il Gabbie, poi da lì pista nera giù fino a Gressonei. Eterna. Ragazzi, che sfida. E là su il vento è potentissimo. Adesso sono le parti un po' più basse. Tutto tranquillo, anche caldo direi. E là in perversa una bufera, ero là in alto. Ero là in mezzo prima. E invece qua è tutto tranquillo. Molto carino qua il tempo. La Medicellan. La testa è grigia, adesso devo ripellare fin su là. E poi da là, beh, con le piste del Gabbie vado giù fino a Gressonei. Della mia traccia in mezzo a quel biancore, devo salire su là, da là si vede l'impianto, poi è tutta una pista, lì c'è la chiesettina votiva, qua tutti i bei valloni, là gli stramaledetti ovetti, e la Medicellan in fronte, e ci lasciamo sti trogolai, un'altra bella sfaticata a salire là, e poi è fatta, poi è tutta una pista fin giù. Le percorse, i salti di roccia dal canale dell'Aquila, i pendii e lascia la Giordani, la Vensan, tutto nella eterna bufera, l'Iscam è tutto in bufera, anche il Mantova. Qua non batte ciglio, non un alito di vento. Poi sto ripellando su là e poi da là si scolletta sulle piste e giù. Arrivé in quelli Gressonei, eravamo lassù dove c'è quella bufera. È andata, ragazzi, saluti.